Principalmente avevo pensato alla torta mimosa con una delicatissima crema al limone. Ma nel momento in cui la stavo preparando, qui in casa hanno avuto la magnifica idea di aprire un meraviglioso mango. Allora ho pensato, quasi quasi ne rubo qualche cubotto. E così è stato. Li ho messi nella crema al limone e credetemi, per me connubio perfetto. Andiamo a fare insieme torta mimosa con crema al limone e mango. Partiamo con la base, il pan di Spagna. Metto nella ciotola della planetaria le uova con lo zucchero e faccio montare almeno per 20 minuti circa. Deve triplicare del suo volume. Il risultato deve essere bianco e spumoso. Tolgo la frusta, setaccio la farina e anche l'amido e a mano, dall'alto verso il basso, mescolo insieme delicatamente per evitare che si smonti il composto. Nel frattempo ho imburrato e infarinato una teglia a cupoletta da 20 cm. Metto in forno statico 160 gradi per 40 minuti circa. Sforno, lascio raffreddare, capovolgo su un piatto, guardate la sua morbidezza, e tolgo solo la parte superiore, la calotta, e con un coltellino mi aiuto a svuotare l'interno, lasciando logicamente il bordo laterale. Metto da parte il ricavato del pan di Spagna in una ciotola, mi servirà dopo alla fine. Nel frattempo faccio la bagna mettendo all'interno di un pentolino la scorza di limone. Aggiungo l'acqua, aggiungo lo zucchero, faccio sciogliere senza mescolare, porto ad ebollizione e lascio raffreddare. Ora invece passo alla crema pasticcera, mettendo sempre all'interno di un pentolino la scorza di limone, due fettine e poi anche la scorza grattugiata. Aggiungo l'uovo. Lo zucchero. La farina. E con una frusta a mano mescolo il tutto e piano piano a filo aggiungo anche il latte. Porto ad ebollizione almeno per 10-15 minuti circa, comunque controllate voi. E per finire aggiungo anche il succo di mezzo limone. Una volta cotto, tolgo la scorza di limone e metto da parte. Riprendo il mio pan di Spagna e con la bagna ormai raffreddata vado a bagnarlo. Verso all'interno la mia crema pasticcera. Come vedete è un po' liquida, ma l'ho lasciato di proposito affinché penetri bene bene nel pan di Spagna. Aggiungo anche il famoso mango, è delizioso con la crema al limone. Copro con la cupoletta, ancora della bagna al limone. Per finire vado a ricoprire tutta la cupoletta con della crema pasticcera che avevo tenuto da parte. Riprendo il pan di Spagna,
e lo sbriciolo con le mani. Potete fare anche dei cubotti, ma io preferisco sbriciolarlo e con delicatezza vado ad applicarlo sopra. Ricopro tutto. Cerco di farlo aderire bene con le mani. Aggiungo anche del mango sopra per dare un tocco di colore e anche del sapore in più. Degli zuccherini gialli a forma di fiore di mimosa e le fragole logicamente non devono mai mancare. Le faccio leggermente a fettine e le apro a fiore. Completo il tutto facendo delle foglioline, ma questo è facoltativo. Una volta aver terminato, metto nel frigorifero almeno per 2 ore circa, tutta la notte meglio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento.